perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato ed io ti amo. Vedendo più chiaramente che la tua chiamata è quella di essere testimone dell'amore di Dio in questo mondo e che col crescere della tua determinazione a vivere questa chiamata, gli assalti del nemico aumenteranno. Udrai delle voci che ti diranno: non sei degno, non hai nulla da offrire, non hai fascino, non susciti né desiderio né amore. Più sentirai la chiamata di Dio, più scoprirai nella tua stessa anima la battaglia cosmica tra Dio e Satana. Non aver paura, continua ad approfondire la convinzione che Dio ti basta, che sei in mani sicure e che sei guidato ad ogni passo del tuo cammino. Non lasciarti sorprendere dagli assalti del nemico. Essi aumenteranno, ma se li affronterai senza paura, scoprirai che sono impotenti. Ciò che importa è afferrarsi al vero, durevole, inequivocabile amore di Gesù. Ogni volta che dubiti di quell'amore, ritorna alla tua casa spirituale interiore e ascolta qui la voce dell'amore. Soltanto quando sai nel tuo essere più profondo di essere intimamente amato, puoi affrontare le voci oscure del nemico senza esserne sedotto. Più sarai chiamato a parlare dell'amore di Dio e più avrai bisogno di approfondire la conoscenza di quell'amore nel tuo stesso cuore. Più lontano ti porta il cammino esteriore, più profondo deve essere il tuo cammino interiore. Soltanto quando le tue radici sono profonde, i tuoi frutti possono essere abbondanti. Il nemico è qui, aspetta di distruggerti, ma tu puoi affrontare il nemico senza paura quando sai di essere al sicuro nell'amore di Gesù, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Serena giornata nell'amore di Dio.